territorio che fa, che ci costringerà di nuovo a tornare in campo per tentare di ribloccare questo, questo proprio di pianificazione regionale. C'è qualcuno che è più pessimista di me? No, non è pessimismo, è realismo. Ecco perché parlano proprio stop al cemento. È strategico, da un lato è un meccanismo retorico piuttosto grossolano, però pare efficace. Il rapporto tra bellezza, diritto alla bellezza, proprio ieri ero in Valpolicella per un convegno simile e c'era un discorso sul rapporto tra la bontà del vino e la bellezza del paesaggio. Cioè, se il paesaggio è bello, il vino è più buono. Questo è proprio emerso anche quando un sommelier cosa fa? Ha dei caratteri organolettici, quindi ti dice profumato, aromatico, gustoso, corposo, eccetera. Gli è venuto fuori di un sommelier che dice no, si può dire che il vino è bello. Vino bello? Sì. Se c'è un vino che evoca un bel paesaggio, proprio è Tiziano Tempesta che ha fatto questo nostro collega di Agripolis, della facoltà di agraria, somministrando dei questionari a delle degustazioni e associando il vino a delle immagini. Quindi questo vino che tu stai bevendo e fa vedere l'immagine del paesaggio che produce quel vino, aumenta la percezione della qualità del vino, cioè c'è la soddisfazione olistica, totale, non solo gustativa, olfattiva, eccetera, ma anche proprio estetica. Quindi un bel paesaggio, vedere per esempio il paesaggio del Prosecco con questo orrore che c'è nelle campagne all'intorno, oppure sapere che ci sono gli elicotteri che irrorano sostanze anticrittogamiche, pesticidi, eccetera, che sono vietati, questo penalizza non poco la percezione del gusto. Quindi paesaggio bello, prodotto buono, lo diceva anche Petrini, insomma, bello, buono e giusto, che sono i termini che usava Aristotele quando parlava dell'estetica e dell'etica. Quindi etica, estetica, quindi bellezza, giustizia, sono temi molto interconnessi quando affrontiamo questa tematica. Quindi il paesaggio bello, io sentivo un vecchio architetto che diceva dove la gente è brutta il paesaggio è brutto, brutto ovviamente non in senso estetico, ma brutta dentro, brutta di animo, anche Zanzotto lo diceva. Per cui queste novità che vengono al PTRC sono novità che susciteranno, credo, spero, auguro, un ricompattamento di alcune azioni di comitati, insomma, per ribadire questa irrazionalità e soprattutto chiedere: ma come? Dite di fare questo, avete appena detto, bisogna tirare fuori quello che dicono. Perché se tu sottoscrivi la lettera promossa da Tomat, da l'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Sezione del Vento, che dice stop al consumo di suolo, oppure pensiamo a recuperare l'edificato, mettiamo in sicurezza il territorio, facciamo lavorare i nostri muratori sulle case da restaurare, da sistemare, da mettere, adeguare ecologicamente con l'energia, eccetera, ce n'è da fare. Gli stessi dell'ANCE dicono basta costruire, perché se costruiamo ancora non vendiamo più quello che abbiamo già costruito. Però i progetti strategici di cui parlavi sono della viabilità, suppongo. No, sono Veneto anche. City. Vabbè, Veneto City, sì. Ma sono Motor City. Motor City, ma sono tutti... Io ero fermo a Euro World, non so se lo sapete, 147 ettari in Delta Po, l'Europa in miniatura. Vuol dire tutte le valli da pesca, 147 ettari, quindi non è poco. Ma sono talmente grosse queste sparate che speriamo che il buon senso prevalga, cioè ho fiducia nel buon senso, insomma, e che gli elettori si sveglino ogni tanto, perché quando... questo è il problema un po'. Cioè il paesaggio a volte è quello che ci meritiamo, insomma, quindi non noi magari. Vabbè, dai. Bene, mi sembra che abbiamo ben esaurito l'argomento. Professore, io la ringrazio molto di essere stato nostro ospite. Italia Desnuda, percorsi di resistenza nel paese del cemento, merita di essere letto anche proprio come un romanzo, come un libro, come qualcosa di diverso da un saggio tecnico, perché come lei ha detto giustamente si è ispirato anche a qualcosa di più delicato come la scrittura così d'altri tempi.
grazie di essere stati i nostri ospiti.